del 2015, Mino Gorlero, qui in salita Arduino, ha fatto un altro dei suoi soliti, è brutto dire soliti, ma solito capolavoro di presepe. Grazie, grazie. Niente, io quest'anno ho voluto allestire, è sempre difficile sempre ripetere, anni e anni che faccio il presepe, però ho voluto allestire un presepe della nostra entroterra, Ligure. E quest'anno ho voluto mettere 45 mestieri che non ho mai messo in tutti i presepi che ho fatto. E poi c'è il giorno, la notte, cascate e tantissime statuine in movimento. Però c'è sempre del sentimento, perché guardare questo presepe non c'è solo del lavoro, perché sentivo le domande che facevano, ma quando ha cominciato, quando ha fatto? Ci sono dei motivi dietro importanti. Sì, molto. Io ho iniziato a fare questo presepe 4 mesi fa. Tantissime ore di sera, quasi alla fine di agosto. Comunque io ho sempre un mio maestro tanti anni fa mi aveva detto che il presepe, quando si inizia, si deve fare col cuore. Se tu lo fai col cuore, arrivi alla meta, diciamo. Ed è una cosa bellissima. Io ho tanta passione, tantissimi anni che faccio il presepe. Ma la cosa importante è che tutto il ricavato va sempre a un'associazione diversa. E quest'anno, volevo, per non sbagliare, volevo leggerlo a questa associazione Messi Onlus di Haiti, che tramite il dottor Amoretti, il pediatra, che 2 volte all'anno va giù a Haiti. Il nome di cui si identifica il progetto pastorale della comunità missionaria della parrocchia Sant'Anna per aiutare i bambini disabili affetti da gravi malattie presenti sul territorio. Fa parte del progetto un complesso insieme di azioni con il fine di edificare una comunità cristiana capace di vivere il Vangelo e proclamare e difendere il valore della vita di cui coloro che sono più fragili ed emarginati, restituendo loro la dignità di persona. Ecco, questo per me è molto molto importante. Bellissimo, qui a dimostrare che il presepe ha anche il significato della beneficenza, del bene e di aiutare chi ha più bisogno. Sicuramente lo faccio proprio volentieri, volentieri, grazie.